Il lavoro. Sì, questa è un'operazione importante perché è un'operazione di prevenzione patrimoniale. Intanto segna l'impegno della Procura a utilizzare gli strumenti normativi che il nostro Paese ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Noi abbiamo una legislazione in materia di misure di prevenzione che è all'avanguardia nel contrasto e nell'aggressione ai patrimoni della mafia in generale e dell'andrangheta. Per quanto ci riguarda, e che è una legislazione che ci invidiano tanti paesi. Noi, questo per l'operazione di oggi, si insegna appunto l'impegno che la Procura sta perseguendo sotto questo profilo. La Procura si è dotata di un servizio misure di prevenzione che mette insieme i magistrati della direzione di settore antimafia e della Procura ordinaria specializzata in reati economici e in altri tipi di reati, proprio per ottimizzare le risorse e dare quel segnale al contrasto alla criminalità organizzata che vada oltre il procedimento penale ma che aggredisca i patrimoni, perché riteniamo che proprio nell'aggressione ai patrimoni dei mafiosi e possa esserci la chiave di svolta nella lotta alla criminalità organizzata. Oggi l'affermazione che l'imprenditore che beneficia dell'appoggio dell'andrangheta per sbaragliare la concorrenza, per affermarsi in pregiudizio dell'economia legale, vedrà i suoi beni sottratti da parte dello Stato. E quello che noi vogliamo appunto oggi rappresentare che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, per quanto riguarda la sua attività, non si fermerà all'aggressione dei patrimoni in loco, ma attraverso una serie di relazioni, di coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia, con Eurojust, aggredirà questi patrimoni ovunque essi siano stati proiettati. Le nostre indagini ci segnalano come le cosche sempre più dirigono gli investimenti, i flussi finanziari verso paesi esteri, e l'impegno della nostra direzione di settore antimafia è proprio quello di perseguire gli interessi patrimoniali ed economici delle cosche di 'ndrangheta ovunque siano stati proiettati, ovunque siano affermati. Io voglio ringraziare le forze di polizia che in questo impegno della direzione di settore antimafia offrono un supporto fondamentale e indispensabile, a partire dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza, la DIA, ma anche la stessa Polizia di Stato che non ha partecipato a questa operazione, quindi tutte forze di polizia che si stanno dotando di specialità e di organismi interni proprio finalizzati al contrasto patrimoniale all'andrangheta e alla mafia in generale. E questa è la sfida che lo Stato deve affrontare e deve vincere, cioè quello di restituire alla collettività aziende, imprese, posti di lavoro sottratti all'andrangheta. È difficile, è un discorso che è complesso, è difficile, ma che lo Stato deve affrontare. È evidente che un'azienda che beneficia di mancanza di concorrenza per la violenza intimidatoria che esprime, che beneficia di costi di lavoro ridotti per calpestare i diritti dei lavoratori. È evidente che queste aziende, una volta passato lo Stato, hanno una serie di costi e di costi del lavoro, di costi di legalità che prima non erano sopportati dall'azienda mafiosa. Ma è proprio in questo che lo Stato deve sostenere queste aziende e deve consentire che queste realtà imprenditoriali che in mano all'andrangheta funzionavano non vengano poi chiuse. Ed è questo lo sforzo che noi, insieme al Tribunale delle Misure di Prevenzione, insieme alle istituzioni che operano in questo territorio, cerchiamo di operare. Cioè, sicuramente sono tanti i filoni che ci segnalano trasferimenti di denaro all'estero, non ultime le indagini Pollino, le indagini Galassia, tutte indagini che hanno dimostrato come le cosche di 'ndrangheta e l'indagine Martingala, che è alla base di quelle dell'operazione di oggi, che vede protagonisti, soggetti contigui, comunque collegati all'andrangheta, e che hanno messo in piedi un sistema di imprese, di fatturazioni inesistenti, di giri di società e di scatole vuote, di società che costituiscono scatole vuote e che consentono il trasferimento di flussi finanziari importanti verso paesi che, le cui legislazioni in materia fiscale, in materia di flussi finanziari è più favorevole rispetto all'Italia.